Avete sentito parlare in questi giorni a Milano, si sta procedendo con il taglio di alberi per far posto, diciamo, a quelli che dovrebbero essere le posizioni del cantiere della metropolitana 4, no? Noi abbiamo avuto modo in tutti i consigli di zona di segnalare, si sta calcando la mano, senza con nonchalance, proprio si sta andando al taglio selvaggio di tutti gli alberi che avranno a che fare con la M4. Due consigli fa abbiamo parlato di bilancio partecipativo, no? E credo che anche tutta la campagna elettorale di Pisapia nel 2011 fu sulla collaborazione, sulla condivisione. In pratica con gli abitanti del posto, volevo far osservare, non è stato condiviso nulla. Abbiamo anche raccolto delle firme, risultato che la maggior parte delle persone non era informata sull'impatto che avrebbe avuto l'M4. Ovviamente a tutti piace l'M4, però sapere che per 5 anni, forse per i prossimi 20 anni, in chilometri e chilometri di viali non ci saranno più alberi, lascia un po' pensare che, insomma, quello che sarà la qualità di vita proprio del cittadino nei prossimi anni. Comunque, su questo impatto, quindi, si è avuto un po' il modo anche di informarsi su varie procedure, anche perché noi come cittadini dovremmo anche avere una sensibilità nei confronti del verde, no? È un verde urbano, sì, è molto importante. In pratica, proprio nelle vicinanze dell'abitazione della Loconsolo, ho visto che stanno tagliando un albero, e probabilmente perché è malato. Però ho visto i tronchi lasciati lì sul terreno nudo. Allora, questa segnalazione perché parte? Non per non far tagliare l'albero che è malato, siccome non so che malattia, gliel'ho chiesto all'albero ma non me l'ha detto, nel senso, ho visto i tronchi tagliati, siccome, insomma, tra le varie malattie si dice ci sia il cancro colorato, no? Che sia appunto molto infettiva. Nel momento in cui si taglia una pianta si devono prendere delle precauzioni, e insomma la precauzione che bisogna prendere è mettere un telo sotto in modo da evitare che le spore si depositino sul terreno. E ho visto che però in quel luogo ci sono i tronchi ma non c'è nessun telo. Domani devono procedere al completamento del taglio del primo albero e taglieranno anche il secondo, per cui il presidente il presidente della commissione ambiente non c'è, non so chi è il vice, se ecco Viganò, quindi se no, ma il problema è, può anche farli tagliare tutti, però faccia prendere le precauzioni, perché in modo che non si ammalino almeno quelli che non sono ammalati, cioè quelli che sono ammalati, ok, devono essere tagliati, però evitiamo che la malattia si diffonda. Tutto qui, grazie.